Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Perdonate il cappuccio ma diluvia. Oggi andiamo a fare un'esplorazione urbex molto molto figa. Infatti siamo qui, ve lo provo a far vedere tutto, è enorme e lo andremo ad esplorare tutto. Un bunker abbandonato della seconda guerra mondiale. Via con la sigla. Qua c'è l'entrata, c'è un cancello che sbarra tutto. Adesso accendiamo il pannellino LED. Regoliamo un po' la luce e si inizia. Allora, partiamo da questa stanza qua. Ragazzi, quanto è creepy come posto. Qua ci sono vari tipo loculi, non so spiegarmi bene, penso fossero dei depositi. Qua per terra, adesso è tutto ovviamente fangoso e bagnato, ma se puliamo un po' si vedono le mattonelle. Era fatto veramente bene. Altri loculi e bagni vari. I posti sono abbastanza angusti, un po' stretti. Qua un cazzo di rombo. Scusate, è stato un rumore forte, mi sono spaventatissimo. Dove probabilmente si sparava. Ci sono queste strane robe da appendere proprio al soffitto. E un'altra roba fighissima, ci sono quelle di calcare qua sopra. Mi siamo venuti da qua e adesso andiamo di là. Andiamo a esplorare questa parte con delle scale. Con delle scale che vanno sia a destra che a sinistra. Sempre dove sparavano. E penso ci fosse tipo un collegamento dei fili elettrici, perché comunque c'erano queste passerelle, delle sorte di interruttore forse, non lo so. Ok, altre stalattiti. E di qua c'era un altro posso per sparare. Non so se sentite, la telecamera rende quanto che ci sia quando io parlo, ogni singolo piccolo rumore quanto mi faccia cagare in mano, perché proprio è wow. Qua c'è tipo un montacarichi, penso, ragazzi. Rumori. Andiamo a esplorare anche questa parte. Ok, qua c'è un'uscita, ma non è da quella dove siamo entrati noi. E di qua invece ci sono tipo, cosa sono questi? Una sorta di pozzi tipo. Ragazzi, sono inquietantissimi. Oh mio Dio. Ok, ma qua c'è un'altra feritoia. Le feritoie non mi mettono ansia. Quei pozzi là con l'acqua nera, decisamente di più. Ovviamente ragazzi, quando faccio queste cose è perché ho un team di supporto che è qui con me, anche se mi sta facendo esplorare da solo. Non andateci da soli, soprattutto perché se non state attenti mettete i piedi dentro a una pozza di questi e ciaone. Quindi non fate cazzate.
appena caduto un sasso. Dio, che paura. Il sasso non deve essere credibile. Il team di ricerca che mi sta supportando. Ecco voi, il team di supporto. Il primo bunker era un sacco figo, ma noi ne andiamo ad esplorare anche un altro, che adesso è alle mie spalle. Adesso siamo letteralmente dentro a un bosco per esplorarlo. Vorrei farvi vedere da fuori che era tutto mimetizzato, tipo roccia con questa strana texture. E anche l'entrata, che si muove tuttora, era tutta texture così. Allora, qua è sgocciolo un po', ragazzi, e io devo stare anche chino. Allora, partiamo da questo lato qua. Ci sono ancora tutti i fili qua dentro. E qua c'era un cesso. Ok. Perché vorrei far vedere tutte le scritte, preso la luce elettrica. Qua c'era quello della radio. E una roba a me fighissima. Ci sono le porte, ragazzi, ancora. Con tutti i serramenti vari del caso. Ok. Qua ci sono queste strane leve tipo 45 giri al minuto, robe così. Qua altre robe. Ok, Alessandro, passi dall'altra parte. È veramente super inquietante. Scusate qua, passaggio un po' ostico. Mi sono cagato in mano perché c'era già Alessandro da questa parte che mi aspettava. Qua, ragazzi, siamo nell'ospedale e lo capiamo da questa scritta qua, che c'è scritto ricovero posti Branda numero 26. Qua ci sono sempre dei grandi depositi di munizioni, robe varie. Sì. Ah, deposito materiali, scusate. Le munizioni erano di là. Qua c'è ancora un quadro elettrico praticamente integro. E poi dopo, lo capiamo, sembra che era l'infermeria, perché qua sopra c'è scritto posto medicine e stiamo qua dentro. Qua da dove siamo passati noi prima, adesso dobbiamo vedere questa parte qua. Questo qua era il centralino. Ufficio. Un altro simbolo strano che non so, che non conosco. Eh? Sì, probabile, tipo un generatore forse? Sì, anche. Guardate quanto era bella questa porta qua. Cioè, quanto è bella. Qua abbiamo il deposito dell'acqua, che ragazzi, c'è. Conteneva 500 litri ogni singola cisterna, quindi ne avevano abbastanza d'acqua per sopravvivere. Adesso stiamo uscendo e c'è anche la cucina, letteralmente con il tubo del gas dal quale si fa uscire i fumi. Ok, adesso stiamo uscendo. E qua siamo dall'uscita, noi prima siamo andati da quella porta lì. Quindi per questo video di esplorazione bunker era tutto, spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, ovviamente commentate se vi piace questa idea di video, insomma di solito vi piacciono molto, quindi mi raccomando non fatelo se non siete super attrezzati perché è rischioso e super pericoloso. E per finire qua sotto in descrizione trovate il link per tutti i miei social, soprattutto seguitemi su Instagram per vedere le foto che ho scattato all'interno del bunker. Ciao!